persone, perché è un'indicazione che ci sta dando il nostro sistema nervoso del fatto che c'è qualcosa su cui porre attenzione. Quindi la paura di per sé non è niente di negativo, è l'accezione che noi diamo alla paura che è negativa ed è il potere che diamo alla paura che diventa negativo e che ci priva dell'antidoto alla paura che è il coraggio. Quindi spesso le persone si fanno guidare dalla paura invece che dai loro desideri o da quello che vorrebbero e potrebbero fare. Chi viene da me mi chiede di imparare strategie o acquisire maggiori consapevolezze per poter ottenere maggiori risultati in minor tempo, per poter magari fare quello che fa normalmente, magari con un po' meno fatica, magari con un po' meno stress, magari riuscendosi a ritagliare un po' di tempo per sé, magari riuscendo a dare la giusta priorità alle cose e quindi in qualche modo quello che io faccio è aiutare le persone a sfruttare meglio il loro potenziale. Sono due le paure fondamentali che noi tutti esseri umani di questo mondo viviamo in quanto esseri umani. La prima è la paura di non essere amati. Questa è una paura che è parte di noi stessi perché l'amore, come l'ossigeno, come l'acqua, è qualcosa del quale psicologicamente non possiamo fare a meno. C'è un'altra importante paura, che è la paura di non essere all'altezza. E che nasce da come noi esseri umani cresciamo, cioè noi siamo l'unico essere vivente nel pianeta che ha un così lungo periodo di dipendenza nei confronti dei genitori. No? Se fossimo nati lucertola o serpente, cadevamo da un ramo e dopo pochi secondi eravamo già indipendenti. Se nascevamo cavallo, dopo pochi giorni eravamo già, insomma, in piedi, dopo 2 mesi eravamo già dei giovani adulti, un anno dopo abbiamo già dei figli a nostra volta, quindi come succede nel mondo animale. L'essere umano non fa questo e rimane per un lungo periodo di anni, adesso anche 35-40 al giorno d'oggi. Quindi tutti quanti noi abbiamo vissuto quella paura, ci siamo sentiti a volte non all'altezza di quello che dovevamo o volevamo fare, o siamo stati invidiosi di qualcuno che era più bravo di noi o che aveva avuto un'opportunità che non avevamo avuto, eccetera, eccetera. Quindi queste due sono comuni a tutti. La prima non sparisce mai, la seconda, se una persona cresce e matura, si evolve sicuramente. E la paura di non essere amati genera una serie di paure, la paura della critica, la paura del rifiuto, della solitudine. Se posso dirti, la paura con cui io mi scontro di più nel mio lavoro è la paura del successo, che fa sorridere la cosa, perché tutti dicono di volere successo e eventualmente si pensa che la gente abbia più paura del fallimento. Invece, posso garantirvi, non è assolutamente così. Il successo porta con sé responsabilità, porta con sé critiche, porta con sé conseguenze che spesso le persone fanno paura.